benvenuti ragazzi su TechNewser, siamo qui per fare una configurazione da PC Gaming con un budget intorno alle 650 euro. Questa configurazione permette di giocare a giochi AAA presenti nel mercato odierno come Far Cry Primal o GTA 5 a una media di 60 fps a secondo in risoluzione Full HD. Il budget è intorno ai 650 euro, quindi un budget abbastanza basso, ma che nel mercato odierno riesce a tirar fuori un buon PC Gaming. Allora, partiamo con il case. Abbiamo scelto uno Zalman Z3 che permette una buona reazione dei componenti e anche un buon alloggio dei componenti stessi, così che è anche abbastanza grande per poter riuscire a montare tutti i componenti all'interno senza alcun particolare problema. Ma passiamo avanti. Abbiamo scelto un processore della AMD FX8320, un octa-core che arriva fino a una frequenza di 3,2 GHz. Si tratta di un processore veramente potente, che ha una molta potenza di calcolo, ottimo nel multitasking ma anche ottimo nel gaming grazie alle frequenze alte che possiede. Poi abbiamo scelto una scheda madre, una Gigabyte GA990X Gaming, una scheda madre abbastanza buona che permette l'alloggio dei socket M3+, e permette l'alloggio anche di due schede video se volete potenziare il computer in futuro. Insomma, un ottimo prezzo per una scheda madre che offre veramente tanto. Poi sulla RAM abbiamo scelto l'HyperX Fury DDR3 da 8 GB 4x2, quindi in dual channel, con una frequenza di 1600 MHz. Costano veramente poco ad oggi e conviene davvero comprare questo modello di RAM perché comunque offrono tantissimo per il prezzo a cui vengono vendute. La scheda video che abbiamo scelto è una RX 470 della AMD, che possiede 4 GB di RAM DDR5. Questa scheda video è dedicata proprio al gaming in Full HD, perciò l'abbiamo scelta perché senza spendere troppo si può avere una scheda video che nel Full HD veramente rende tantissimo senza esclusione di colpi. Ve la consigliamo, non è inutile spendere di più, insomma, se volete giocare in Full HD. Se poi volete spingervi a risoluzioni più alte dovete ovviamente spendere di più e scegliere un altro tipo di scheda video. Abbiamo scelto un hard disk, un classico hard disk da 1 TB, così da poter archiviare tutti i giochi che volete senza alcun problema. Ovviamente se volete aggiungere un SSD dovete spendere di qualità media intorno alle 40-50 euro, lo potete aggiungere, così avete un sistema sicuramente molto più fluido, ma in questo caso il budget si alza a meno di 700 euro. Abbiamo scelto poi un alimentatore, importante la scelta dell'alimentatore, non andate in quelli troppo scadenti perché sennò rischiate di bruciare gli stessi componenti del vostro computer, soprattutto utilizzandolo sotto stress, insomma, in gaming. Allora abbiamo scelto un Hamburger Thermaltake da 530 watt che sono più che sufficienti per alimentare questa configurazione hardware di computer e non solo, permette di avere un'ottima stabilità e garanzie grazie ai certificati che possiede come l'80 Plus. Ok ragazzi, questo è tutto. Se vi è piaciuta la configurazione mettete mi piace, sotto trovate anche il link riguardo a questo articolo che vi ho fatto vedere, che abbiamo scritto sul nostro blog. Insomma, se vi è piaciuto cliccate mi piace, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e condividete il video. Per qualsiasi domanda scriveteci nei commenti e faremo il possibile per rispondervi. Un saluto a tutti, ciao!